Il nostro anniversario, operare e praticamente andare a tagliare. Aggiornamento sulla missione svuota freezer. Sta crollando. Buongiorno, oggi mi vedete ad altezza scritta perché sono... ecco, sulla scala, perché noi qua su abbiamo questa botola, noi, il padrone di casa ha questa botola e noi ci abbiamo raccolto tutte le scatole, valigie eccetera. In realtà ne abbiamo una anche sopra il letto, ma tutte queste scatole sono vuote perché ogni volta che ci arrivava un pacco dicevamo lo teniamo per il trasloco. Quindi adesso che sono in modalità inizio a svuotare l'armadio, prendo una scatola e incomincio a pensare di fare una specie di cambio stagione. Quindi in questa scatola ci metto tutta la roba invernale e poi so che questa scatola andrà direttamente nello sottotetto, perché ne abbiamo uno molto simile, nella nuova casa. Quindi ora scelgo una scatola, tipo un Pokémon. Questa cosa è profondissima. Solitamente come profumatori per i cassetti, gli armadi e le scatole del cambio stagione utilizzo questi, che sono gli Orfea Salvalana e sono i fogliettini, oppure molto meglio me lo faccio homemade con della lavanda e questi sacchettini che raccolgo dai vari regalini, dei gioielli eccetera. Io appena vedo questi sacchettini subito miei. Questi in realtà sono appena andata a prenderli al negozio di cinesi vicino a casa perché voglio chiudere quella scatola e non so, tigotà, acqua, sapone di domenica sono chiusi, e ne ho approfittato per prendere anche custodie per maglioni. In realtà poi c'era di tutto, c'era per giacche, per camicie e qui ci si mette la roba dentro e la protegge, si spera, tendenzialmente. Comunque posso dire una cosa, cioè io ho scoperto questi sacchetti grazie a Jimmy, ma tipo adesso, cioè il mio armadio urla sempre un po' vendetta. Poi mi giro, vado nell'armadio di Jimmy e lui ha, cioè ma io veramente, lui ha già tutto sempre comunque nei sacchetti. Con l'orfeo appiccicato là, mentre io tipo ce l'ho buttato in mezzo. Ma io veramente, io non so, ma a me sto ragazzo sorprende sempre. La Vale ha regalato questo cuscino dell'IKEA, se non sbaglio, a Luna, e dopo un primo momento di titubanza non se ne va più via. È innamorata persa. Stai bene lì, pallina? E vi dirò, tanta roba. Cioè se Luna cominciasse davvero a stare sempre solo qua, questo si riempirebbe di peli, o almeno non mi riempirebbe la casa. Vero pelosino. Pranzo di oggi, pasta alla crema di tofu e verdure. Questa è la consistenza, super cremosa, ma dipende da quanto latte si aggiunge. E adesso ho scolato la pasta e l'ho messa insieme alle verdure nella padella. Io circa un paio di anni fa ho iniziato un trattamento percorso per i denti perché questo dente di sotto mi si era spostato, mi era andato indietro. Io in realtà vengo da un passato con i denti abbastanza particolare perché sono nata con il morso inverso, quindi io chiudevo così, così. Quindi con la parte di sotto che chiudeva davanti, e questo mi aveva portato questi quattro denti dietro e i canini avanti. Quindi fino all'età di 15 anni la mia bocca era un po' problematica. Ero stata da un luminare qui in Italia e mi aveva detto che bisognava aspettare il termine della mia
crescita per poter operare e praticamente andare a tagliare qua la mandibola e portarla indietro, una roba super invasiva, però me l'aveva detto il luminare, quindi ho detto vabbè, 15 anni, ho detto vabbè, aspettiamo la fine della crescita. Poi sono andata a Budapest e lì ho incontrato il mio salvatore, il mio dentista, che mi ha praticamente presa in realtà come caso studio, e il suo metodo si chiama metodo Demon. Non mi chiedete, ma magari se siete dentisti lo conoscete, perché ha voluto sperimentare, diciamo, su di me questo trattamento di apparecchio fisso, però mettendo gli elastici di diverse resistenze, eccetera, che tirassero e spostassero i denti. Ragazzi, io in un anno di apparecchio, e sono sicura che ho delle foto, ma non qui, ce le ho magari nel mio vecchio computer a Padova, dove si vedeva la mia situazione prima. E in un anno ho completamente stravolto la mia bocca, il mio sorriso, e mi sono venuti i denti perfetti. Solo che poi praticamente ti dà delle mascherine da tenere, e io a 16 anni, scema, non ho avuto la costanza di tenerle, e infatti ora dei 23 mi si era rispostato questo qua sotto. Quindi, siccome è un dentista ungherese che però parla italiano, eccetera, e lavora anche in Italia, a Milano, sono ritornata da lui quando mi sono trasferita qui, e avevo fatto anche il video, se qualcuno se lo ricorda in realtà, e ho iniziato questo trattamento. Lunga storia dei miei denti, breve storia triste, adesso siamo riusciti a risistemarlo in un annetto e mezzo, solo che appunto ho queste mascherine da tenere fisse, ma questi 3 mesi non le avevo con me. Quindi adesso la situazione è ritornata un po' problematica, perché ho notato che mi si è rispostato il dente, e quindi probabilmente dovrò ritornare, ma volevo provare a riindossare le mascherine. Ok, quella di sopra va, che ci sopra. Quella di sotto, perché il problema è sotto, sarà un trauma. Mi si sono spostati. Adesso aspetta. Ok, adesso le continuerò a tenere soffrendo. E il problema è la notte, in realtà, perché non mi fa dormire. Cioè, i denti poi incominciano a fare male. Chi magari le indossa lo saprà. Dopo un po' fanno male, ti svegli. Comunque adesso prenderò appuntamento dal dentista, anche se non so se e come funzionerà. Sarà un'esperienza assurda, ovviamente, perché questa situazione è tutta assurda. Comunque vi terrò aggiornati anche su questo. Buongiorno, questa mattina colazione con mini pancakes, ma la comodità di usare lo shaker, cioè io ho scoperto un mondo con questo shaker, geniale. Ho fatto una, potremmo dirla, tipo panna di yogurt greco mischiato a cocco rapé. Ah, sì. È troppo buono. Io adoro cocco rapé. Sembra tipo vanilla ice cream. Ecco, ho fatto un casino, eh. Era carino prima. Benvenuti nel servizio clienti Eni Gas e Luce. Cioè, o per cambiare l'impostazione di un contratto, digita 1. Risponde dall'Italia l'operatore numero. Allora, l'acqua e sapone, mi sono procurata questi fogliettini antitarme e antiacaro, perché il problema con alcuni di questi fogliettini è che sono solo dei profumatori, come quelli lì in busta grande che vi ho fatto vedere ieri. Quindi adesso metto un fogliettino in ogni sacchetto e basta. E adesso riempio le scatole. Intanto aggiornamento sulla missione svuota freezer, che in realtà non è che dovremmo proprio svuotarlo, perché comunque si passa da un freezer all'altro, però a me piace rinnovare un po' tutto, casa nuova, tutto nuovo. Qui praticamente, a parte questo pollo, da qui in qua è tutta frutta congelata, ananas, pesca, albicocche, banane, pollo. Questo è un gelatino di quelli che faccio io con lo yogurt, il miele e la frutta dentro, che si tira fuori con lo stecco. Allora, questo è confermato pasta al forno, e poi basta, qui c'è del prosciutto congelato, il solito, insomma. Adesso piano piano lo svuotiamo
e praticamente stiamo andando avanti così a scongelare. Queste sono le orate per stasera, questo è il pollo di luna, questi sono dei ceci che io nel mio ultimo vlog forse vi faccio vedere, sì, perché avevo fatto meal prep. Sono dei ceci tostati. Io nel dubbio congelo sempre tutto, però non sono sicura che a scongelarli poi vadano bene, quindi testerò e vi saprò dire. Intanto ho fatto anche la brina. Allora, pranzo di oggi con i ceci che ho scongelato, che sembrano tanta roba. Adesso li riscaldo soltanto un pochino in padella, ma i ceci si possono congelare, ve lo dico. Poi del couscous, questo è couscous di grano saraceno che ho versato direttamente nel contenitore, ci verso sopra l'acqua bollente e lo copro per lasciarlo cuocere. Poi voglio fare il pollo tandoori, quindi ho tagliato il pollo a cubetti, gli ho versato sopra la spezia tandoori, questa di bulk powders, perché oggi avevo voglia di qualcosa dei gusti forti. Per fare il pollo tandoori, allora, dopo che l'ho cotto con un pochino di spezia, prendo uno yogurtino di soia, ci metto un pizzico di spezia e lo mescolo. Ho voluto usare il copapasta per fare l'impiattamento figo, vediamo se rimane su. Aspetta, ve la giro. La torretta di couscous. Più o meno. Tra 2 minuti questo è tutto un mappazzone. No, sta crollando. Man mano che parlo, scroll, è crollato. Basta. Niente. Meno male l'architetto e l'altro. E poi finisco aggiungendo un po' di crunch con questo semi, mix di semi, così finisco anche questo e oh, che bello, stiamo finendo tutto. Un casino, beh, un mappazzone. E chiudo tutto con sale, che è essenziale per esaltare i sapori, olio e pepe. Scatoloni qua su, eh? Abbiamo fatto la raccolta. Che spettacolo! Tutto grazie a me. Uomo ragno? Oddio. Ma se io ti chiudo lì? Ma scusa Jimmy, se io ti tolgo la scala e ti chiudo lì? Ma a me basta che stasera tu mi dai la cena. Devo condividere con voi. Qui abbiamo... qua sopra tutte le scatole, scatoline, scatolette per le schiscette, sia lì che qui. Adesso la mia idea per portarci avanti senza riempirci la casa è mettere tutto dentro questa scatola e poi la scatola metterla lì. Dillo. Grazie per avercelo detto. Dillo, sai, dillo che mi vuoi sposare solo per questo. Non saremmo le stesse persone senza questo consiglio. Grazie da parte di tutti. Ignorato bellamente tutto. Jimmy, mi hai ignorata completamente. No. Non vedi, sto iniziando a impilare la roba. Ma infatti questa è la cosa bella di fare gli scatoloni. Tetris. Sì, ma lo stai facendo un po' male, Tetris. Lo sai che mi sa. Guardate queste cose che non abbiamo mai utilizzato perché me l'ha mandata Snips, ma io non ho un microonde, quindi non l'ho mai potuto organizzare. Questo è per fare i popcorn e io ho il mais. Si mette in microonde e fa i popcorn super healthy, diciamo. Poi qui c'è un altro... cuoci riso! Cioè, no, Jimmy, dobbiamo comprare un microonde. Sto male! E poi, ragazzi, chi se la ricorda la mia vaporiera da microonde? L'avevi fatta esplodere. Dio! Chi è che l'aveva fatta esplodere? Scusa... che sono uscita una volta di casa, gli ho detto cucina e usa la vaporina microonde, la fusa. È per colpa tua, ma l'hai fusa. Tu che la comprai non te l'ho mai usata.
Buon divertimento, questo sì che è una rottura tirare tutto giù. Questo si fa subito perché così si mette via, basta. Questo è un po' triste come cosa, no? Vederlo vuoto sarà un po' triste, vabbè. Fare traslochi è molto decluttering, quindi praticamente finalmente butti la roba. Roba che tipo hai tenuto per niente. Cosa c'è questo bicchiere di carta? Run for the ocean, non della home base. Buttare. Anche questo. Fanny, che ne pensi? Un fiocco regalo. Beh, era carino. Erano vuoti. Questo è un disturbo compulsivo. No, no, assolutamente, perché erano mezzi vuoti. Almeno dava un po' di colore. Guarda com'era bello fluo. Fluo. Non per dire, ragazzi, ma vi faccio vedere cosa abbiamo tenuto per Jimmy. Made in Tuscany. Te lo potresti proprio incollare, te lo potresti mettere sul letto. Comunque la mia tesi cade a pezzi. No, lo metto a mo' di... Un di rilegatura buttato in giro. No! Si è scollata. Cioè, lo vedi, sono mezzi vuoti? Sì, meno male. Le foto le devi fare da qui in giù, perché là su cima... La tristezza. No, nella nuova casa avremo uno spazio simile, però più piccolo. Perché non giri la clessidra? Quanto è bella sta clessidra. Non la giriamo mai. Aspetta, non è in focus la clessidra. Ok, ora vi faccio vedere perché amo fare le scatole. Sto finendo di completare questa scatola. Prendo questa e dico, dove lo metto? Tetris. Adoro profondamente. Oggi è il 26 maggio e io e Jimmy festeggiamo il nostro anniversario, 7 anni che lo sopporto e che mi sopporta. Ah, ecco, è reciproco. Ma soprattutto oggi il destino ha voluto che andassimo a firmare il nostro primo contratto d'affitto per la nostra casa nuova insieme. Ah, Jimmy, lontani sono i giorni in cui dicevi che la convivenza non faceva per te. T'ho preso, guantato. Era in un'altra fiaba. T'ho guantato. Insomma. Era da durante la quarantena che continuavo a ripetere: Jimmy, io voglia di tartar. E oggi Jimmy, per il nostro anniversario, ha preso la tartar. Qui entriamo in modalità gourmet, eh? Certo, stasera solo super. Meraviglia. Scusa, una cosa devo farla io. Che meraviglia. Yeah. Che carino che è, cos'è carino. Beh, quando il cibo è così bello. Vai, buon appetito. Siamo giunti al termine di questo video, sembra una ranocchia. Dopo martedì, l'ultimo giorno che ho filmato, sono seguiti giorni un po' molto impegnativi. Io mi sto stancando molto, sono veramente stanca, ecco appunto. E quindi non ho tanto filmato, anche perché diciamo che non è cambiato molto rispetto al faccio pacchi. Oggi è venerdì, noi dobbiamo lasciare casa lunedì, quindi ci aspetta un weekend bello intenso. Domani mattina abbiamo avuto l'opportunità di portare qualche cosa nella nuova casa, quindi Jimmy vedrà la nuova casa per la prima volta, perché non l'ha veramente mai vista. E sì, si è fidato di me, mi ha preso sulla fiducia e mi ha detto: ok, se a te piace, sono convinta anch'io io. Aiuto! No pressure. E basta, quindi io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Sappiate che nel prossimo video sicuramente vedrete la nuova casa. Basta, ciao ragazzi, ciao.